Grazie dottoressa Ragni, non solo per aver scelto la proposta che abbiamo avanzato, ma anche per averci supportato assieme a tutto il team del Ministero dei Beni Culturali in questa avventura intensa e concentrata nel tempo. Grazie al Presidente Baratta per le parole che ha detto e attraverso di lui tutto il team della Biennale che con l'efficienza ormai ben nota ha supportato la realizzazione di un padiglione anche complesso e in tempi abbastanza rapidi. Voi ci fate la fortuna di visitare oggi, è frutto di un'operazione culturale complessa che è stata realizzata da un team di forze molto importanti. Fra queste forze io intendo ricordare prima di tutto l'Istituto Nazionale di Architettura, che nasce nel 1959 proprio sull'affermazione che ha fatto adesso il Presidente Baratta. Non è detto che si debba costruire proprio così e più in generale non è detto che gli affari si debbano fare per forza in qualche modo in maniera squalificata, cioè in una maniera che non arricchisca il territorio, diciamo, ma lo impoverisca. Quindi ringrazio il Presidente Luzzini che mi ha dato fiducia nel condurre avanti questa operazione, ringrazio il Vicepresidente Francesco Rofino con cui abbiamo condiviso questi mesi intensissimi con grande impegno e anche con grande piacere quasi adolescenziale di condividerlo minuto per minuto. Vogliamo di un gruppo di lavoro in cui un ruolo centrale ha una nuova generazione dell'INAC, a cui tutti i dirigenti che si sono susseguiti hanno voluto dare spazio, e che è una generazione che unisce a una forte competenza professionale, una grande passione e una grande radicalità di approccio, che non è una radicalità di tipo ideologico come è passato, ma diciamo una radicalità del fare e del sapere perché si fa. Allora, questo padiglione in senso fisico, perché ci siamo detti subito che volevamo predicare e razzolare in una maniera abbastanza coerente, quindi che in qualche modo anche fisicamente fosse rappresentata questa intenzione. Allora dobbiamo fare un padiglione sostenibile e allora, coordinati dall'architetto Maria Luisa Palumbo, un gruppo di imprese e di tecnici ha lavorato a un sistema di raffrescamento, di climatizzazione poi dei limitati, che pesca l'acqua della laguna, la raffresca attraverso una pompa di calore offerta dalla Daikin e poi la ripropone, diciamo, la distribuisce nel padiglione, in particolare nella sala della mostra. Sala della mostra che è stata allestita con molta competenza dallo studio Demo Architects, così come il bosco primordiale, il Bosco Italia, è stato concepito e realizzato con grande impegno dallo studio OSA Architettura e Paesaggio. Il Presidente Baratta ha spiegato già molto bene quali sono gli intendimenti principali, io voglio sforzarmi di essere sintetico. Siamo andati alla ricerca di dove l'architettura, che ha avuto queste caratteristiche che descriveva il Presidente Baratta, anche perché il mercato chiedeva questo, invece è andata ad accompagnare dei processi di evoluzione della società. Stava succedendo qualcosa di importante, che c'era un'architettura che sorgeva ad opera delle forze produttive, cioè esattamente quello sposalizio fra architettura e industria, che come Istituto Nazionale di Architettura andiamo predicando come coniugazione necessaria allo sviluppo del nostro paese. Questa cosa stava succedendo, non voluta da nessuno, non chiesta da nessuno, determinata da un'esigenza commerciale di queste imprese. Queste imprese made in Italy, che in piccole e medie, che inizialmente si erano diffuse sul territorio in maniera molto scomposta, anche perché non sostenute dalla cultura, neanche dalla cultura architettonica, tutta attenta alla grande città, alla grande industria, alla grande periferia industriale. Ecco, l'imprenditore italiano ha dimostrato di avere un'antropologia che non cercava questo, che cercava un capitalismo di territorio in cui la produzione industriale si sposa alla produzione agricola e anche a degli organismi storici
belli, ma in cui ancora la dimensione comunitaria esiste. Cioè un ruolo di capacità di prefigurazione concreta degli sviluppi della società in termini fisici. E qui è avvenuto l'incontro con Adriano Olivetti. Adriano Olivetti non lo abbiamo scomodato perché volevamo commemorare un grande italiano, che sicuramente è. L'abbiamo scomodato perché a questo punto abbiamo bisogno di lui più di ieri, in quanto lui ha avuto la visione, la lucidità e la capacità di prefigurare questo tipo di territorio italiano per questo tipo di industriale, che lui aveva capito anche perché lui era uno di quelli, e perché ha realizzato il prototipo a Ivrea, che speriamo che diventerà sito patrimonio dell'umanità presto, perché è candidato adesso, degli archivi Olivetti del comune di Ivrea, un'equipe coordinata dagli architetti Massimo Locci e Federico Pilò ha condotto questa ricerca e questo lavoro, che ci ha portato ad avere dei pezzi assolutamente eccezionali, originali, che troverete appunto, troverete in mostra con tutta la ricerca che troverete sui tacci. Quindi architettura del Made in Italy, presentazione di queste architetture, prima rassegna di queste architetture fatte con un impegno notevolissimo da parte di un gruppo che ho già detto, coordinato da Rosario Pavia e formato da Cristina Beccaria, Emanuela Guerrucci, Raffaella Massaccesi, Antonella Radicchi, Maria Serena Di Domenico e Mattia Meruso. Questo, non crediamo che l'uscita, diciamo, dalla crisi che abbiamo sia, come dire, inventandoci una modalità di produzione agricola diversa dalla nostra, mi riferisco alla produzione intensiva e monoculturale, ma proprio nella valorizzazione e nell'evoluzione, che ha già una lunga storia, di sistemi policulturali in cui avviene la rotazione delle culture, e questo arricchisce sempre di più i terreni e quindi apre al futuro. Dall'architetto Maria Luisa Palumbo, che si chiama Remade in Italy, diamo una serie di spot su problemi drammatici che vanno affrontati. Il consumo di suolo, sviluppato dallo studio 2APP, lo spazio pubblico, sviluppato dallo studio ALCO, e nuove forme di abitare spontaneamente più ecologiche, che ha sviluppato Luca Diffusi. In catalogo si chiama Dalla comunità alla community. Allora, il riferimento Olivetti, quello che cerchiamo, questi insediamenti industriali sono insediamenti ad alto valore comunitario. La comunità è un valore perché fa superare la solitudine, ma è anche un qualcosa che, proprio perché è capace di includere, è anche capace fortemente di escludere chi non appartiene a quella comunità. Allora, il fatto che non sia più legato la comunità a sangue e terra, ma invece alla libera aggregazione di coloro che vogliono entrare in comunicazione fra loro, questo, diciamo, è un elemento che ci interessa molto. Adriano Olivetti è un imprenditore. Secondo, la nostra capacità è legata al lavoro e al lavoro creativo. Allora, se siamo stati dominati nel bene e nel male dalla finanza negli ultimi 30 anni, questo ha detto anche di coloro che si sono dichiarati cantori di quello sviluppo, questa storia è finita. Se ne esce attraverso non la decrescita, termine che io rifiuto perché mi sembra che assuma ancora una volta il PIL come valore assoluto, il prodotto interno lordo come valore assoluto, con una crescita complessa, articolata, com'è nella tradizione del territorio italiano, come può esserci ancora e come, questo siamo convinti, non sappiamo se ci sarà, ma se ci sarà, sarà certamente, io credo, all'insegna di un capitalismo ben temperato, cioè un capitalismo capace di assumere, come dice Aldo Bonomi, il senso del limite all'interno del proprio processo di accumulazione. Abbiamo voluto, in questa sala c'è un video introduttivo che Telespazio, collaborando con noi, ha offerto al Padiglione Italia. Un video che sintetizza, diciamo, le 4 stagioni, avvalendosi di queste bellissime immagini satellitari che sono venute, che ci sono state offerte, e che poi Telespazio ha accettato di, come dire, mixare in un racconto che invece noi avevamo già.
l'urgenza di sviluppare. Valeria Remarche Cazzoni ha, come dire, cercato di, da una parte pubblicizzare il nostro lavoro, dall'altra di, come dire, tappare tutte le falle che si ponevano davanti al cammino, che non sono state poche, anche se abbiamo cercato di lavorare in un modo molto ordinato insieme a Chiara Lunardelli, la ringrazio. Perché qui c'è un'altra questione importante. L'altro esperimento di acting out della quarta stagione è quella di dire: bene, vogliamo fare la collaborazione fra industria e architettura, cerchiamo di farlo. E allora siamo andati da molti imprenditori e organizzazioni imprenditoriali a chiedere loro: aiutateci a fare questa cosa. Come spesso succede in Italia, la risposta viene prima dalla periferia e poi dal centro. Quindi, periferia si fa per dire, naturalmente, imprese molto, molto floride e molto vive. Allora, molte imprese ci hanno sostenuto, molti così, con le grandi lance ci ha sostenuto, con altre organizzazioni invece dell'imprenditoria a cui noi affidiamo il compito di prendere la testa di questo nuovo sviluppo italiano, c'è stato qualche problema in più che speriamo di superare quanto prima, perché questo lavoro deve continuare. Abbiamo bandito un concorso per giovani architetti che si chiama Viali Alberati del Terzo Mondo. Questo perché? Perché sulle energie rinnovabili non spendo parole. L'Italia è un paese, ognuno deve usare le risorse che ha, anzi non solo, ma certamente anche. In Italia abbiamo solo energie rinnovabili, quindi quelle le dobbiamo utilizzare. Le dobbiamo utilizzare bene, facendo, adesso si parla l'ICET, come fecero gli antichi romani, che hanno fatto, voglio dire, dei segni più invasivi degli acquedotti romani, è difficile trovarli. Eppure non credo che molti di noi si lamentano quando vanno in giro per il territorio e trovano un acquedotto romano, trovano che ci sta molto bene. Ecco, non sempre noi architetti abbiamo saputo rispondere a dei temi nuovi e strategici dello sviluppo italiano. Allora, in questo senso, questo concorso vuole dimostrare che i dispositivi di produzione di energia da fonti rinnovabili, eoliche, fotovoltaiche, eccetera, non necessariamente devono deturpare il territorio. Non necessariamente le organizzazioni ambientaliste devono lottare contro le energie alternative, perché siamo arrivati a questo. Allora, questo concorso deve dire, da una parte, come con il progetto si possono fare dei bei dispositivi e come si possono disporre su territori già impegnati e che smistano tutto il territorio nazionale. Come noi vogliamo il Made in Italy, ma il Made in Italy purtroppo sappiamo che è tante altre cose, anche non pagare le tasse, non rispettare le regole, non fare il proprio dovere. Allora, la capacità di trasformare queste debolezze in forze è nella scultura di Michelangelo, che prende tutti i detriti che ha andato raccogliendo, diciamo, in giro per la Biennale, li ha messi su una sagoma dell'Italia e poi li ha reticolarizzati, cioè li ha avvolti in una rete che dice che, insomma, questi, adesso io interpreto, poi Michelangelo dice quello che vuole, ma insomma, trasformati dalla capacità artistica e creativa, che è una capacità che in Italia per fortuna non ci mancano, possono entrare in una rete